quando parliamo di bloccare gli sbarchi devono essere bloccati dal paese, cioè non devono partire. Nel momento in cui partono, ci sono sempre stati gli sbarchi autonomi, nel senso barche, barchini che arrivano sulle nostre coste. Quando una delle accuse è che non li abbiamo bloccati, io non credo di poter bloccare barchini autonomi affondandoli oppure chissà, non facendoli arrivare sulle nostre coste. Certamente un'opera va fatta ed è nel paese di provenienza. Quello è diciamo, il nostro impegno con la Tunisia, il nostro impegno con l'Europa. Insieme, perché ripeto, non si fa mai il distinguo tra navi di ONG e barchini autonomi. Tutti i numeri che noi abbiamo oggi sono tutti numeri, quelli di luglio di 7.000, sono tutti numeri di barchini. L'unica ONG che è sbarcata sono 350 migranti che sono sbarcati la scorsa settimana. Mi premeva parlare di immigrazione perché è un argomento che ha molto, diciamo, richiamato l'attenzione in questo periodo. Costruire la sicurezza in tutti i campi significa cercare alleanze, scambiare esperienze, rafforzare le sinergie reciproche con l'obiettivo di superare i propri limiti e gettare un ponte con i propri alleati. In altre parole, io ritengo che la sicurezza si persegue costruendo con tenacia, giorno dopo giorno, solide reti fondate sulla condivisione di obiettivi e interessi. Non certo erigendo muri che non saranno mai abbastanza alti per proteggerci. Grazie.